Riccardo, più che analizzare il risultato della partita, che è stata una gara che fondamentalmente ha visto sempre avanti, diciamo, la formazione di San Giorgio Molteno, forse qualche spunto importante, magari positivo, puoi averlo tratto magari dai singoli, tipo il ritorno in campo di Antonutti, che è un giocatore in più che ora hai a disposizione. Non solo, chiaramente non sempre si può commentare una partita a questi livelli, perché o siamo stati avanti o indietro, ma bisogna vedere anche quello che vogliamo noi, e oggi in campo, vista l'assenza di tre giocatori fondamentali che hanno sempre giocato fino adesso nei ruoli centrali, perché Trostev, anche Vasim e nello stesso Gian Bartolomei sono stati sostituiti dai giocatori che prima se no facevano la tribuna o poco di più, quindi sicuramente hai nominato Antonutti, che è una grossa gioia, perché un anno fuori ha lavorato come veramente pochi, non ho visto mai una cosa così, un giocatore così serio, e oggi non solo è entrato in difesa, ha anche fatto due gol, per cui grande fiducia per lui, ma non voglio neanche non nominare Dincecco, che ha giocato tanti minuti e fino adesso invece non aveva mai giocato. Chirivì pure alla fine ha dimostrato che ha dei mezzi tecnici, lo stesso Capozzoli, che era uno dei difensori importanti, aveva giocato sempre poco in attacco, quindi oggi ha avuto chance e abbiamo visto dei grandi miglioramenti, lo stesso Lupo che ha fatto una partita straordinaria, quindi dobbiamo vedere anche che il nostro progetto è dare spazio a tutti, fa piacere quando la partita la si vince o si lotta fino alla fine, ma per questo fine non dobbiamo trascurare invece la crescita di tutti. Credo che il lavoro in questa seconda fase di annata sia soprattutto in prospettiva per gli europei che poi ci saranno in estate, no? E come intendi, diciamo, preparare questo gruppo? Come intendi gestire, diciamo, questo periodo che con il campus poi pian piano vi porterà questo impegno estivo? È vero e non è vero, nel senso che noi abbiamo destinato la prima parte della stagione proprio per preparare la nazionale Under 18. Io non credo che ci voglia ancora tanto per poter ancora insistere sui sistemi di gioco, perderemo del tempo sotto l'aspetto tecnico. Anche la nazionale Under 18 dovrà migliorare grazie a un miglioramento tecnico, per cui questa seconda parte di stagione dovrà essere quello il focus. Per Danilo Gagliardi è stato un ritorno qui a Chieti, visto che nella prima parte di stagione era stato l'allenatore del Campus Italia, ha ritrovato un ambiente che già conosceva, no? Sì, sicuramente. Tu lo sai che sono una persona timida, che di solito mi costa un po' parlare, per oggi c'è tanta cosa da parlare. La prima cosa che voglio dire è ringraziare tanto la società di Chieti, perché loro è stato come una famiglia per me, dal giorno 1, e parlo pubblicamente del presidente, tutta la dirigenza, Lulu, Enzo, Mimo, perché loro, tutti gli atleti, tutti gli allenatori che è passato, il dirigente, perché loro è stata la mia famiglia qui, è stato un anno e mezzo qua e sicuramente l'adattamento è stato molto, perché loro mi hanno fatto tanto bene. L'altra cosa è ringraziare la federazione, perché è stato a lavorare qui per un anno e mezzo, è stato un orgoglio grande, un onore vestire la maglia azzurra, quindi desidero tutto di meglio alla federazione. Posso parlare molto perché Silvano è stato sempre al mio lato, ha lasciato il mio lavoro, è stato fondamentale per la crescita del mio lavoro qui, quindi ringrazio molto anche l'opportunità di stare alla federazione e alla fine i ragazzi, perché per me sono speciali. Prima perché sono talentosissimi, è un gruppo che puoi fare tanta roba, è la pallamano italiana, c'è tanta qualità, però soprattutto un gruppo fantastico come persone. Quindi desidero tutto di meglio, auguro tutto di meglio a loro, non solo alla pallamano, però soprattutto nella vita. Sono sicuro che loro lo sai che è rimasto qui un amico brasiliano. Vittoria importante per voi, perché restate nel gruppo delle inseguitrici della Camerano per cercare magari di trovare la migliore posizione possibile in ottica playoff. Esatto, è fondamentale, perché prima perché sapeva che la partita era molto difficile, perché conosco gli ragazzi. Secondo, che nostra idea è arrivare bene per playoff. Quindi vincere con tutte le squadre che sono sotto di noi è fondamentale. Quindi per cui abbiamo preparato bene la partita e abbiamo fatto una buona partita, secondo me. Sapevamo di affrontare una squadra molto preparata, che comunque si trova al vertice del campionato. Ci è mancata la concentrazione all'inizio, potevamo fare sicuramente meglio e comunque avevamo anche delle assenze importanti.
La condizione del gruppo com'è dopo questa settimana di sosta? Dopo la sosta abbiamo ripreso a lavorare subito, abbiamo lavorato tanto, però come ripeto all'inizio non siamo partiti col piede giusto e poi è andato a determinare sul risultato della partita. Che obiettivi siete posti per questo finale di stagione? Questo finale di stagione cercheremo di migliorare sempre di più rispetto alla prima parte del campionato e magari riuscire a ottenere qualche vittoria in più. Bernacea si conferma tra i migliori cannonieri di questo campionato, insomma sei secondo nella classifica cannoniera, anche questa sera 10 gol, insomma è il classico giocatore che fa la differenza in queste categorie. E oggi penso che è stato un lavoro come tutte le partite di squadra, e se il mio ruolo mi permette fare gol, diciamo è il mio modo di aiutare la squadra. E penso che si lavora tantissimo in difesa, i portieri fanno il suo, è un lavoro di squadra, i dirigenti, l'allenatore, tutti. E alla fine quello che si vede in campo è una cosa, ma dietro ci sono tanti altri che ci fanno fare le cose dentro il campo. Che obiettivo si pone il San Giorgio Molteno per questa stagione? Siete un po' nel gruppone delle squadre che insegue il Camerano, insomma vi giocate forse la migliore posizione in prospettiva playoff? Personalmente posso parlare tutto, noi andiamo per vincere tutto, pensiamo che possiamo giocare contro di tutti, tutte le partite abbiamo perso di uno, solo contro Romagna abbiamo perso di due, ma sempre siamo stati in partita e abbiamo giocato tutte le partite, quindi io penso che possiamo giocare contro tutti, sempre il nostro obiettivo è arrivare in playoff in una miglior posizione, in classifica, come posso dire. Adesso siamo nella sesta posizione, vogliamo arrivare più alto, sì, il più alto possibile. Sono contentissimo intanto di essere tornato in campo, qua io sono in un ambiente molto tutelato, ho tantissime persone che mi stanno vicine, i miei genitori, i miei compagni, gli allenatori, i preparatori atletici. Mi sento di ringraziare tutte queste figure perché io ho fatto un lungo percorso per essere qua, certo il percorso non è finito, però la prima tappa di essere tornato in campo, essere riuscito a giocare, essere riuscito anche a segnare, per me è una grande soddisfazione personale. Hai avuto un buon minutaggio, nel primo tempo hai giocato solo in difesa, nel secondo tempo hai giocato in difesa e nella parte finale sei stato schierato anche in attacco trovando due gol, insomma come ti sei trovato in campo? Bene, io in generale bene, il piano partita era quello di fare la difesa, però verso la fine mi sono sciolto, mi sono anche liberato con appunto, il permesso del mister e ho trovato spazio in attacco. All'inizio non ero molto diciamo, a mio agio, però appunto, mi sono lasciato andare e sono riuscito anche a segnare, che per me è una gioia immensa. Come hai vissuto questo lungo periodo di stop? Allora il periodo è stato molto lungo, io mi sono fatto male a fine dicembre, mi sono operato a fine febbraio e poi mi sono dovuto di nuovo operare inizio dicembre, è stato un lunghissimo percorso, appunto come dicevo prima sono stato affiancato da tantissime persone, però con l'obiettivo appunto di tornare in campo con il Campus Italia era una motivazione molto grande che mi ha spinto a non mollare mai. Che obiettivi personali ti poni per questo finale di stagione? Allora, io non voglio fare pronostici, però penso che sognare mi sia permesso. Io spero di appunto, giocare tutte le partite, pian piano, sempre di più, sempre meglio, di migliorare, di prendere sempre più sintonia con i miei compagni in campo. Spero che l'obiettivo che abbiamo inizio agosto di riuscire a fare una buona prestazione e regalare grandi gioie a tutta la squadra.